da Sephora sul nuovo marchio che è arrivata da Sephora ancora a luglio di Huda Beauty. Ho acquistato in due volte separatamente, ho acquistato prima la Rose Gold con la tinta labbra Spice Gold, rossetto liquido. Poi ho acquistato la Desert Dust che è uscita qui il 18 settembre con un'altra tinta famosa. Allora, iniziamo a parlare proprio dell'ultima palettina che è uscita. Arriva in questa confezione di cartone. La palettina esternamente è così. Ha il classico sguardo che si trovano in queste palettine di Huda Beauty. È fatta così, sempre in cartone. Ha qui la scritta in rilievo Huda Beauty. E all'interno c'è un grande specchio qui sopra e sotto c'è questo divisorio sempre fatto con questo sguardo di Huda Beauty. La si toglie il divisorio e questi sono i 18 colori di questa palettina. Questa palettina comprende 8 colori matte, 6 colori di perle pressate, 3 duochrome e 1 glitter. I glitter sarebbero questo qui. Non so se avete visto altri video su YouTube, ma io ho avuto modo di vedere altri video che questi glitter li hanno persi, si è rovinata la cialda. Io devo dire che la prima volta ci ho messo sopra il pennello e si sono un po' aperti, li ho ricomposti con il dito, pressati e messi lì. Comunque è molto delicata come cialda. Questa qui è l'unico difetto che ci trovo in questa palettina, perché se invece di fare proprio glitter avesse fatte come l'altra palettina, che sembrano glitter ma sono perle pressate che non si perdono, forse era meglio. Ma comunque sono belli da usare anche questi glitter, perché li ho usati sempre con il dito, per cui il pennello se ne prendono sì, ma pochi. Mentre pressandoli, passandoci sopra il dito e mettendoli, hanno un altro effetto. Comunque sono carini. Vedete, questa palettina ha anche dei toni sul viola, che nell'altra non c'è, e i classici toni sul rosato. Mentre su questa palettina manca un colore scuro, sull'altra c'è il nero. Questo qui come colore scuro c'è questo di qua, che è questo marroncino. Che questo marroncino, se no gli altri colori sono tutti sul chiaro. Io oggi ho fatto questo trucco proprio utilizzando questo, che sarà il prossimo video che vedrete, metterò online il tutorial in cui ho utilizzato questa palettina. Come texture è uguale all'altra, gli ombretti sono di ottima qualità, stanno al loro posto, non vanno nelle pieghette, non si perdono, però tenete conto che io utilizzo sempre esclusivamente un primer. Passiamo alle tinte. Questa qui è la tinta che ho preso Famose, questo rosso scuro, che è così. Però vi metto già un però, vedete, qui è con una passata e vedete che non è omogeneo. Questo è con due passate ed è più omogeneo, però il problema è che su di me, qui ai lati della bocca, dopo un'oretta, due che ce l'ho su, va via e diventa di questo colore rossiccio chiaro. Per cui se tengo la bocca chiusa non se ne accorge, però se apro la bocca per parlare, ai lati della bocca ci si accorge che ho questo colore più chiaro rispetto al resto della bocca, che di per sé, se questo colore chiaro uscisse qui davanti, sarebbe anche carino, farebbe tipo effetto ombre, però andando via qui dai lati dà proprio l'impressione che si sta togliendo il rossetto e non mi piace come effetto. Come texture mi piace, è meno appiccicoso dell'altra che ho presa. Questo qui la sento meno sulle labbra, è più vellutata. E adesso parliamo proprio dell'altra tinta, che è Spice Girl. Questo rossetto liquido è di questo colore e così, e questa qui è lo swatch. Vedete che qui la differenza tra una passata e due passate si vede meno, però questo ha un altro difetto. Questa tinta, mettendone uno strato, due strati, la si sente durante il giorno, fa spessore.
Io anche dopo un'ora continuo a sentirla appiccicosa e sento di avere qualcosa sulle labbra, mentre su questa qui è più asciutta e la si sente meno. Mentre questa qui si sente lo strato di averla sulle labbra, però come colore non fa quell'effetto di togliersi qui dei lati. Per cui per provare queste tinte mi è piaciuto prendere queste due tonalità, specialmente adesso per il periodo autunnale. Mi sto soffocando, specialmente per questo periodo autunnale. Però come qualità, come vi ho detto, sia l'una che l'altra hanno dei difetti. E queste tinte arrivano su queste confezioni. Qui dentro queste confezioni, vedete, qui dentro c'è lo spazio per il rossetto, e penso che l'abbiate visto dappertutto con la classica bocca che tiene il rossetto, e queste qui sono le classiche confezioni di questi rossetti. Parliamo dell'altra palettina. L'altra palettina arriva su questo cartoncino, si sfila la palettina, perché la palettina arriva che è qui dentro, la si sfila. Mentre e questa palettina, come vedete, non ha, si vedono subito i colori perché ha un vetro, una plastica trasparente. Sì, è una plastica. E questa qui è la cartina così trasparente, e questi sono i colori dell'altra palettina. Questi qui sono sempre 18 colori, però questa in differenza ha gli ombretti in 3D, ci sono matte per le pressate e questi ombretti considerati in 3D metal, che si mettono esclusivamente con il dito. Se utilizzate pennello non funzionano, si prendono due o tre brillantini, ma è nullo, si devono prendere con il dito, così con il dito riuscite ad avere una bella pigmentazione di questi prodotti. Io quando utilizzo questi prodotti utilizzo il mignolo per se voglio metterli qui davanti, perché altrimenti con gli altri 4 diti, con gli altri 3 diti, rischio di fare una chiazza troppo grande, specialmente qui sull'angolino, e non mi piace. Poi se voglio utilizzare questi per le pressate che danno luce al centro o di lato su altri posti, utilizzo tranquillamente gli altri diti. Questi qui, se si vuole fare un colore scuro, c'è il nero, per cui c'è la possibilità di scurire di più il make-up, mentre sull'altro c'è quel marroncino come scuro e di più di là non si va. E anche questa qui è una bella palettina. Allora, io le ho prese entrambe perché mi è piaciuta la qualità della prima, che è questa ultima che vi ho fatto vedere, che è la Rose Gold. Ho voluto prendere anche l'altra, che si chiama Desert Dust Palette, e come qualità mi piacciono. Molti si lamentano del prezzo di questa palettina. Ok, sono 64 euro, però se voi andate sia da Tigo Tac o da Acqua e Sapone e volete prendere una cialda di ombretti di pupa, costano quasi 10 euro le cialde di ombretti di pupa. Per cui se tu prendi 6 cialde di ombretti di pupa, hai speso 60 euro. E su queste palettine, quei 60 euro più 4 euro, hai 18 colori. Per cui da 18 colori a 6 colori, a me sembra che sia più cara la pupa che questa qui di Huda Beauty, pensando a quanti colori ci sono. Comunque è una mia opinione. Allora, io vi ringrazio se avete guardato anche questo video e ci vediamo la prossima volta. Ciao!